Buongiorno amici di Ciao Como, buongiorno, siamo ritornati allora qua in Via Dante dai ragazzi che ieri hanno davanti a noi fatto questo bellissimo gesto di consegnare degli alimenti per il loro locale che purtroppo non ha potuto aprire per le regolamentazioni legate al coronavirus. Siamo da Rocco, buongiorno, buongiorno e Martina, buongiorno ragazzi. Però oggi abbiamo voluto fare la consegna, diciamo, ufficiale, pur mantenendo chiaramente le distanze. Allora c'è anche l'assessore Elena Negretti, che rappresenta il Comune di Como. Buongiorno assessore. E Sonia Bianchi, che rappresenta il Banco di Solidarietà. A conferma, Rocco, che questi, ecco, questi che materiali, questi alimenti che tu non potrai usare, andranno a persone bisognose. Okay, sei contento? Sì, certo, molto contento dell'appoggio che state dando. Perfetto, questo è molto importante. Allora, assessore Negretti, innanzitutto magari il gesto di questi ragazzi che io ho visto sul web è stato assolutamente apprezzato. Sì, come dicevo, un grande gesto di solidarietà in questo momento veramente difficoltoso, di crisi che si riverserà su tante persone, anzi stiamo già, come abbiamo detto in questi giorni, aiutando ulteriori famiglie. Quindi il loro gesto, anche se, come ha detto Rocco, è un piccolo gesto, ma per, in questo momento per le persone bisognose è un grande gesto. Io, a nome del sindaco, di tutta la giunta e di tutta l'amministrazione, voglio proprio ringraziarvi per questo gesto che state facendo. Grazie a voi. Bravi ragazzi, questo c'è proprio la voce ufficiale dell'amministrazione comunale, rappresentata appunto dall'assessore. Porto anche i ringraziamenti dell'assessore Angela Corenza, che è l'assessore dei servizi sociali, che apprezza veramente questo gesto, proprio perché è fatto da persone giovani, di uno spirito che non si sono arresi di fronte a questa emergenza, anzi hanno dimostrato che i giovani fanno proprio la differenza. Esatto. Quindi io veramente grazie. Perfetto, allora ragazzi grazie. Ecco Sonia, commuove il fatto che ragazzi così giovani hanno però pensato a chi sta peggio commuove, in questo momento. Sì, perché la nostra esperienza del banco sta proprio in questa empatia anche con i giovani. Come avevo già detto anche ieri, molti giovani aiutano il banco nel smistare gli alimenti, nel sostenerci nelle raccolte e quindi fanno parte del nostro volontariato e anzi è un gesto molto apprezzabile e importante. Perfetto, chiaramente poi penserete voi alla distribuzione in coordinamento, sì. Siete in coordinamento, sì, giusto Marco? Assessore? Sì, credo che oggi esca il comunicato stampa del sindaco dove dà un po' le modalità, proprio perché stanno arrivando tante donazioni e noi, come abbiamo detto in questi giorni, non vogliamo lasciare indietro nessuno, quindi ci sarà un grande coordinamento da parte di tutte gli enti, le associazioni che già fanno la distribuzione in coordinamento con il Comune e i servizi sociali, che in questo momento hanno veramente un grande lavoro sulle spalle, proprio perché non vogliamo dare a qualcuno e non dare a qualcun altro. Cioè dare proprio a tutte le persone. Ci vuole una grande rete che stanno costruendo in questi giorni, proprio per avere anche un database di raccolta delle donazioni, perché vogliamo essere rispettare la trasparenza anche in questi momenti. Ma soprattutto è l'obiettivo principale quello di dare la possibilità a tutti di ricevere qualcosa. Bene ragazzi, allora contenti? Vi hanno molto. Ringraziamo il Banco della Solidarietà e l'assessore e speriamo che riusciamo tutti insieme a soddisfare chi è più bisognoso di altri. Tanti vi hanno fatto gli auguri in bocca al lupo dicendo ragazzi tenete duro poi quando passa. Certo, perché noi ci saremo, quando finirà tutto noi saremo sempre qua. Perfetto, bravi ormai ragazzi. Ormai l'investimento è stato fatto. Bene, allora sei Comasco ormai acquisito. Nonostante... Speriamo bene. Allora, va bene, a questo punto io direi grazie a Sonia, grazie all'assessore che è venuta qui. Grazie ai ragazzi, davvero, grazie a voi. Perché siete stati di una squisitezza unica, direi, in effetti. Ci ha colpito questo gesto e allora possiamo anche procedere magari. Possiamo procedere, perfetto. Adesso facciamo vedere che gli amici del banco appunto caricano la merce, il materiale appunto, e viene portato proprio per coloro che ne hanno assolutamente bisogno. Ci sono anche i responsabili della protezione civile. Buongiorno anche a Luca. Buongiorno Luca. E quindi adesso appunto vediamo anche questo momento molto significativo. Ripeto, siamo in via qui a Como, vicino al Valduce, via Dante, il locale, come vedete, la Puglia è servita, locale che per il momento
è rimasto chiuso perché, come avete visto, l'inaugurazione non c'è stata. Abbiamo sentito quindi le parole dell'assessore Negretti e del responsabile del banco. Vedete, adesso le scatole vengono preparate e poi vengono portate. Quindi scatole con diversi alimenti, biscotti, pasta, abbiamo visto, taralli, prodotti della Puglia che i due ragazzi generosamente hanno offerto. Ciao, saluto anche Marida, saluto anche Claudio Casartelli, presidente di Confesercenti, che ovviamente apprezza il gesto di questi giovani ragazzi che hanno fatto qui in città, e quindi un grande gesto di generosità, come dice Claudio. Anche Olga, buongiorno a te, che apprezzo ovviamente. Ed ecco, come vedete, che il tutto viene preso in carico dal Banco di Solidarietà. Abbiamo voluto farvi vedere proprio per certificare quello che, ecco, vedete, anche dalla Protezione Civile viene preso e poi verrà recapitato direttamente alle persone che hanno una importante necessità. Ecco, questo è Rocco, il giovane che è proprietario del locale, e questi poi sono gli amici del Banco di Solidarietà, appunto, di Como. Viene caricato tutto. Questo poi viene portato nel magazzino in Via Innocente, giusto? Via Lenticchia, questo. È, diciamo, il magazzino, quello principale. Ok, ok, perfetto. Viene portato lì nel magazzino principale. Perfetto. Dove c'è la sede. Dove c'è la sede, esattamente. Perfetto. Quindi, per ulteriori informazioni, anche per gli aiuti, perché è molto importante, Comune di Como, il centro operativo 25 27 70. Questo è il numero, per avere anche ovviamente gli aiuti alle persone che sono purtroppo tante in questi giorni, come vedete, in difficoltà. Vedete, il materiale è veramente tanto, viene dato a chi ne ha davvero necessità. È un bel gesto. Salutiamo ancora i ragazzi, è tutto da Como, qui da via Dante, scusate. Vi abbiamo fatto vedere la consegna in diretta proprio del materiale e degli alimenti che altrimenti andavano buttati. Invece la generosità dei ragazzi è stata certamente un'arma molto molto importante. Grazie a tutti, buona giornata da Como.